in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige da Bolzano, la classe terza F della scuola media Archimede, presenta il progetto La vita rubata, l'urno di Esapare Sidos. La referente del progetto è la professoressa Daniela Segalini. Il progetto nasce da un'attività di laboratorio nel corso della quale ragazzi hanno approfondito la tematica della dittatura, soffermandosi e analizzando la dittatura militare argentina. Dalla ricerca è nato il documentario filmato dove gli studenti, in prima persona, diventano protagonisti della storia reale, testimoniando la sofferenza, l'ingiustizia, la morte e la speranza di un popolo. Una feroce e durissima dittatura oppresse il popolo argentino tra gli anni 1976 e 1983, portando il paese ad una catastrofe umanitaria rappresentata dagli scomparsi, i desaparecidos. I militari abolirono i diritti costituzionali, il Parlamento e ogni più elementare libertà individuale. Il popolo argentino si ritrovò a vivere in un regime di terrore. Bastava un semplice sospetto e si finiva in carcere per un tempo indefinito. La tortura era usata per estorcere alle vittime informazioni su oppositori al regime e chi non sopravviveva veniva fatto sparire, nemmeno il corpo veniva trovato. Veniva gettato nell'oceano da un aereo. In questo modo più di 30.000 persone sono scomparse. Per anni madri, mogli e sorelle degli scomparsi chiesero di sapere la fine toccata ai loro cari. Alla fine della dittatura si iniziò a far luce sull'accaduto, ma ancora oggi non è tutto chiaro. Sono le donne di Plaza de Mayo. Sono madri che cercano i loro figli scomparsi. Sono nonne che cercano i loro nipoti, sottratti con la forza ancora neonati alle loro famiglie naturali e dati in adozione alle famiglie di assassini, gli assassini dei loro genitori. Hanno un fazzoletto bianco annotato sulla testa, è un simbolo di protesta. Hanno una foto in mano e stanno in silenzio. La mia vita era perfetta, tutto andava per il verso giusto, fino ad una fatidica mattina del 1976, quando mio figlio Guglielmo e la sua fidanzata vennero arrestati perché scrissero su un muro libertà per i prigionieri politici. Mio figlio, dopo 7 mesi di sparizioni e di probabili torture, divenne un desaparecido. La sua fidanzata venne scarcerata, ma perse il figlio di cui era incinta. Dicono che le perse per le forti torture subite. Per 20 anni, con ostinazioni, chiesi dove era mio figlio, o almeno sua notizia. Mia figlia Franca scomparve a 18 anni e di lei non si seppe più nulla, fino a poco tempo fa, quando una donna che era sopravvissuta mi ha raccontato tutto. Ho aspettato per un anno che mi parlasse, perché non voleva ricordare. Alla fine mi ha raccontato che la sua detenzione durò pochissimo. A un mese dal suo arresto venne eliminata insieme a molti altri.
non la rivedrò mai, perché mia figlia è stata buttata in mare, lo stesso mare dove oggi famiglie felici fanno il bagno d'estate, ignorando di divertirsi nella tomba di troppe persone innocenti. Molti l'hanno fatto in cambio dell'incolumità delle proprie famiglie. Pochi sono stati davvero intenzionati a farlo, ma tutti l'hanno fatto. Torturare o uccidere un uomo, spesso innocente. A quale scopo? I militari della dittatura obbligavano persone civili a torturare e uccidere senza rimorso gli scomparsi. Spesso per ottenere piccole informazioni, altre volte senza scopi precisi. I torturati venivano sottoposti a scariche elettriche ad alto voltaggio. Molti sono morti così. Molti militari sono stati costretti a partecipare ai voli della morte e molti di loro, per il rimorso, si sono uccisi. Ogni mercoledì vedo partire dalla base aeronautica di San Pedro aerei carichi di prigionieri. Venivano sedati, inconsapevoli di volare verso la morte. Venivamo ricattati. Se non facevamo il nostro lavoro, le nostre famiglie avrebbero subito delle ritorsioni. Dovevano sparire. Questo era l'ordine. 15 o 20 prigionieri per volta erano trasportati su furgoni fino all'aeroporto di Buenos Aires, caricati su un aereo militare e infine gettati di sotto, da un'altezza di circa 10.000 metri, nell'Oceano Atlantico. In seguito al sequestro, i neo-desaparecidos venivano torturati e poi uccisi. Migliaia furono le vittime di queste tragedie. Pochi prigionieri sono sopravvissuti e hanno potuto raccontare la loro storia. Ero così felice. Finalmente rivedevo mia figlia, Belinda, che aspettava un figlio. Diventavo nonno. Non era un bel momento per l'Argentina. Si sentivano casi di persone scomparse. Ma io non mi interessavo di politica. Torno a casa. Mi sveglio di scatto. Mani furtive mi trascinano. Apro gli occhi, ma non vedo niente. Sono bendato. Vengo buttato in un posto indefinito. Sento un altro vicino a me. È Belinda. Hanno preso anche lei. Oggi mi hanno rilasciata. Non so precisamente dove mi trovo. Sono viva, ma sola. Solo 2 mesi fa la mia vita era normale. Poi però è cambiata drasticamente, senza un motivo. Ci hanno preso tutti e tre in piena notte. Mi hanno subito separata da mio marito. Non l'ho ancora rivisto. Ieri mi sono vista strappare mio figlio dalle braccia. Aveva solo un anno di vita. Dove sarà finito il mio piccolo? Sarà ancora vivo? Dove andrà a finire? Lo rivedrò mai? So I put my
50 anni di reclusione per l'ex dittatore Videla, condannato dalla giustizia argentina a 50 anni per il sequestro dei figli dei desaparecidos. Con lui in molti paesi, Italia compresa, si comincia ad indagare sull'adozione di bambini argentini e si viene a scoprire che molti sono stati strappati a forza ai loro genitori. Si scopre così un vero e proprio mercato delle adozioni. Oggi quei bambini sono diventati adulti e molti di loro, venuti a conoscenza della loro adozione, hanno intentato cause contro i genitori adottivi. Con questi processi è emersa chiara la volontà del regime argentino di allontanare i figli dai genitori, in modo che tali figli venissero educati secondo i principi dei dittatori. Ho scoperto che sono stata cresciuta dagli aguzzini dei miei genitori. Non ci posso credere, ho amato delle persone per così tanto tempo senza sapere la verità brutale. Ho scoperto che mio padre Raul in realtà era un militare in servizio in una caserma dove si torturavano e massacravano gli oppositori. Mi hanno adottata quando avevo solo 15 giorni, dopo aver torturato e ucciso la mia vera madre Cori, arrestata quando era incinta di 5 mesi e gettata ancora viva da un aereo nel Rio della Plata. Sono stata data in regalo ad amici del regime, ribattezzandomi Analia. Dovranno pagare per il dolore e la morte che hanno causato. Mi chiamo Maria Eugenia Sampaolo Guracan e oggi voglio raccontare una storia, la mia. Ho scoperto da poco che quelli che chiamavo genitori in realtà sono criminali e assassini, assassini dei miei genitori. Fin da quando avevo 7 anni sapevo già di essere stata adottata. Mi raccontavano storie di tutti i tipi su mia madre, che mi aveva abbandonato perché non mi voleva, che era una hostess rimasta incinta durante un viaggio in Europa. Mia madre fu uccisa dai miei genitori, che mi hanno strappato dalla mia vita negando la mia identità. Ci saranno ancora troppe guerre, lo so. Ci saranno ancora troppi disastri, lo so. La gente non vorrà ricordare, lo so. Ma sempre girerà un coro nel vento per il mondo che continuerà ad urlare e ricordare, fino a che anche il più sordo sentirà e capirà. Ferite profonde che hanno dilaniato l'umanità. Ferite profonde che non potranno mai essere ricucite. Ferite profonde da dove sgorga ancora caldo sangue. Bisogna seguire il sole che risorge dalla notte e fa arrivare il giorno. Bisogna essere liberi, liberi di guardare il cielo e sperare. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, reza. Llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el alma un camino destino al cual nunca llegar. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino, destino a cual nunca llega. Un ringraziamento e un applauso a tutti i ragazzi di Bolzano. Ora passiamo a conoscerli una ad una. Andrea, Francesco, Gabriel, Cristian, Maddalena, Alessio, Marcella, Luna, Daniel, Paolo, Michele, Manuel, Serena, Sara, Federico, Sofì, Valeria, Giada e Elga. Ringraziamo e vi consegniamo questo attestato di partecipazione che vi viene rilasciato dal premio e dal Teatro Stabile di Grosseto. Grazie a tutti. Noi prepariamoci educatamente a continuare le attività che ci verranno indicate dal personale del premio. Buon divertimento a tutti.